Siamo a Porta San Laurentino, una delle porte di accesso al centro storico della città di Arezzo, e questa scena, al tempo stesso, insomma, incredibile ma davvero anche molto molto brutta, è stata ripresa con uno smartphone da un cittadino. Ci è stato inviato, lì per lì ho pensato una decina di minuti se pubblicarlo o no, poi ho pensato di sì e è stato pubblicato, insomma. Questa pagina, che si chiama Arezzo nel cuore contro il degrado, serve proprio a ricevere questo tipo di segnalazioni? Ma più che altro segnalazioni legate al degrado, in questo caso è un degrado umano, probabilmente alle spalle chissà cosa lascia, ci potrebbero essere anche problemi psichiatrici, questo non lo sappiamo. Il degrado di cui ci occupiamo principalmente è il degrado quello che si vede in tutta la città, diffuso con i rifiuti, con le cose che non vanno. Ci sono oltre 2500 persone che hanno aderito a questa pagina, che mandano quotidianamente segnalazioni. Siamo oltre a 4500 segnalazioni, di cui molte di queste sono state risolte, perché il compito nostro, una volta ricevuta la segnalazione, è quella di portarla agli occhi dell'amministrazione competente, che sia in Toscana piuttosto che il comune, piuttosto che la provincia, e cercare una risoluzione del problema. Insomma, la vostra pagina è verso una, appunto, come dici tu, una critica costruttiva, quindi può essere presa a riferimento da tanti cittadini. Ricordiamolo, come fare ad inviarvi le segnalazioni? Sì, noi siamo per la tolleranza zero. La tolleranza zero per il degrado, perché il degrado porta il degrado strutturale porta il degrado umano, e il degrado umano porta anche l'insicurezza. Quindi andare contro il degrado significa essere anche per la sicurezza.